Il colpo d'occhio è notevole. Dove un tempo sorgeva la Mizzar, chiusa dal 2006, e dove per mesi si sono viste gru e macerie, ora sorge un nuovo supermercato e l'asfalto scuro del parcheggio da 200 posti copre gli spazi su cui si affacciava la fabbrica tessile. Ludo verrà inaugurato mercoledì 21 luglio. L'11 agosto toccherà al retrostante Tigotà, che venderà cosmetici e prodotti per la cura della casa. In settembre apriranno uffici e negozi nella stecca laterale, che accoglierà anche le sedi delle multinazionali Ricola, oggi Gallarate, e Tedi, per oggettistica e fai da te. SITIP sta trasformando i 60.000 metri quadrati industriali in spazi a servizio del territorio. Entro fine anno saranno pronti anche palestre, campi da pandolo e multisala, dando lavoro in tutto a 250 persone. Intanto la rotatoria tra Sempione e Cascina dei Poveri è attiva da giorni, mentre una seconda sorgerà all'incrocio con via San Gottardo. Il sindaco Antonelli si dice soddisfatto, soprattutto pensando ai residenti di Beata Giuliana. Resta l'incognita scatafascio, ovvero lo scheletro del palaghiaccio. Se chi dovrebbe realizzarlo non provvederà, andremo avanti noi, dice il sindaco, così non si può lasciare.